Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei darvi alcuni aggiornamenti che ho visto erano abbastanza attesi sull'inflazione americana, ma soprattutto su quella che sarà o che ci si aspetta dovrebbe essere, ma potrebbero esserci delle sorprese in merito, appunto la politica monetaria della Federal Reserve. In particolare, appunto, se deciderà di continuare l'aumento dei tassi oppure si inizierà il tanto atteso così calo dei tassi progressivo e quindi chiaramente l'aspettativa così di un aumento delle quotazioni in teoria dei titoli azionari, aumento dell'attività economica, appunto perché il credito dovrebbe costare meno, quindi chiaramente anche tutto questo della teoria con mille variabili, ma insomma in teoria se si abbassano i tassi dovrebbe aumentare il valore del mercato azionario, avevamo visto i motivi, dovrebbero aumentare anche i prezzi delle obbligazioni e quindi anche tutte quelle problematiche, per esempio delle banche, avevamo visto anche assicurazioni, pensiamo al caso anche di Eurovita in Italia, che appunto avevano sofferto molto perché a livello di bilanci, appunto tutte le obbligazioni che davano cedole bassissime accumulate nel corso degli anni con i tassi a zero, quando sono saliti i tassi, sono calate di valore sul mercato e quindi a bilancio quelle stesse obbligazioni valevano di meno in valore di mercato se avessero dovuto venderle al momento. Così anche SVB Bank, che Silicon Valley Bank, che sarebbe entrata in crisi anche proprio perché nonostante aveva acquistato titoli di Stato americani, quindi in teoria tra i massimi livelli di rating e tutto, però quei titoli appunto avevano perso molto valore e quindi appunto è un esempio, ma per dire come l'abbassamento dei tassi di interesse in teoria è una vera e propria droga monetaria che appunto dovrebbe far salire appunto i valori dei titoli di Stato, delle obbligazioni, determinare anche per gli stati minori esborsi per interessi sul debito pubblico, via via che fanno emissioni con a quel punto cedole più basse, per tutta la durata della vita del titolo pagherà di meno. Infatti adesso cominciano a pesare sui bilanci pubblici anche i costi appunto dell'interesse sul debito pubblico. Ricordo un articolo che avevo citato molti mesi fa, che appunto mi pare di Repubblica, se non sbaglio, che poi se lo ritrovo ve lo rimetto in descrizione un'altra volta, comunque che in media lo Stato italiano, quando appunto c'erano i tassi a zero, pagava lo 0,1% in media sulle nuove emissioni e tutto l'enorme debito pubblico italiano comunque aveva un costo, se non ricordo male, intorno al 2%. Nel senso di tutto il debito pubblico, gli interessi su quel debito pubblico erano intorno al 2%. Questo perché per anni abbiamo fatto emissioni a tassi ridicoli, tassi a zero, vicini allo zero in termini di cedole, e quei titoli poi per tutta la durata appunto consentivano allo Stato italiano di indebitarsi quasi a niente. Questo anche lì le cause, oltre il fatto che la Banca Centrale tiene i tassi a zero, anche perché la Banca Centrale Europea, come quella americana, del resto compravano enormi quantità di titoli, però quella europea, appunto, con i vari programmi PEP, poi quello speciale, pandemico, eccetera, di fatto davano un grossissimo aiuto agli stati europei, nonostante la Banca Centrale Europea, negli auspici così dei creatori che la immaginavano come sostanzialmente l'erede della Bundesbank tedesca, il marco tedesco forte, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente dovevano vietare ogni genere di aiuto diretto o indiretto della banca centrale, in particolare la cosiddetta monetizzazione del debito, cioè l'idea che la banca centrale si faceva garante per l'acquisto dei vari debiti pubblici dello Stato, in modo tale che lo Stato poteva sostanzialmente indebitarsi a tassi comunque abbastanza bassi, perché se non riusciva il mercato, cioè a vendere nel mercato il proprio debito pubblico, ci pensava la banca centrale. Anche lì c'è tutta una teoria, quando si parlava del famoso divorzio tra la Banca d'Italia e il Tesoro, appunto, nei primi anni Ottanta, appunto, molti così, secondo me semplificando, perché non è che era una soluzione ottimale, aveva pro e contro, però ostentavano questa idea di dire partito tutto da lì, perché una volta lo Stato emetteva i titoli pubblici,
se la gente non li comprava, era sicuro comunque la Banca d'Italia li comprava, quindi bastava stampare i soldi. Ovviamente questo tipo di misure fanno sì che chiaramente se ci sono problemi o che, cioè nel senso se ovviamente si abusa di questo sistema e non c'è un'economia dietro, dei tassi adeguati, eccetera, è facile scivolare nella iperinflazione o comunque nell'inflazione. Quindi anche l'idea della monetizzazione del debito non è positiva, anche perché stimola magari una spesa pubblica eccessiva, potrebbe farlo, e bisogna vedere poi sempre questa spesa pubblica dove va, nel senso che questo è la base, nel senso che chiaramente va su investimenti di lungo periodo, banalmente per costruire l'autostrada del sole, le ferrovie, magari anche misure che apparentemente non hanno una convenienza economica diretta, ma che in realtà creano un indotto economico, cioè favoriscono il benessere dell'economia, degli stessi cittadini, in modo tale poi da dare un ritorno indiretto. Pensiamo, non so, anche a una spesa pubblica intelligente sulla sanità. Magari può sembrare una spesa così, ma ovviamente un popolo sano, oltre che ovviamente per una questione etica, è anche un popolo più produttivo, con un'aspettativa di vita maggiore, una maggiore produttività, eccetera. Adesso, oppure addirittura proprio una spesa pubblica per investimenti. Oppure, ecco, magari stimola quel tipo di meccanismo di dire tanto se anche qualunque somma spendiamo, aumentiamo il debito pubblico, tanto va, ce lo compra la Banca d'Italia. Magari stimola il partito al governo a dire piazzo, non so, migliaia di dipendenti pubblici anche inutili, postifici che poi portano voti al mio partito, clientele, eccetera. Perché poi bisogna sempre vedere i due lati così della medaglia, tante volte da una parte e dall'altra, magari c'è chi appunto è, diciamo, liberista estremo e a favore di questa austerità, eccetera, che però poi soffoca l'economia, lo abbiamo visto negli ultimi anni, ma anche così l'idea di dire andava tutto benissimo, c'era il boom per quello, secondo me non è corretta perché poi se la spesa è inefficiente crea più danno che beneficio, chiaramente. E purtroppo chi governa ha come obiettivo tante volte quello di essere rieletto, di mantenere il potere, mantenere i privilegi, più che necessariamente il benessere del paese. Quindi tante volte poi bisogna anche, ecco perché quei meccanismi di controllo, però anche quei meccanismi di controllo della spesa pubblica, e anche quell'austerità rischiano poi di non realizzare questo scopo, perché comunque il politico ha sempre interesse a essere rieletto, quindi se così magari dai vincoli europei o comunque per altre motivazioni così stringono i cordoni della borsa, comunque magari il politico se deve risparmiare con furbizie taglia la spesa pubblica, taglia le pensioni, magari anche con la scusa di dire ce lo chiede l'Europa, oppure fanno vedere, non so, che fanno una cosa e poi in realtà ne tolgono 10. Pensiamo, se ricorderete, anche 3 anni fa sotto pandemia c'era proprio un grafico che faceva vedere come sostanzialmente dal 1980 erano continuamente calati i posti letto. Nel primo periodo, quando mancavano i posti letto in terapia intensiva, ma anche in generale, e così si vedeva un po' proprio che sostanzialmente ogni governo o quasi aveva tagliato la spesa pubblica di qualunque colore, anche quelli che poi contestavano, eccetera. Di fatto tagliavano, 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 e il numero di posti letto per ogni 1.000 abitanti sono calati continuamente. Quindi, mentre magari quelle clientele, quelle spese idiote per l'associazione X, per il gruppetto Y, per la sponsorizzazione di eventi o quelle cose che magari tante volte anche qualche trasmissione ne parla, che veramente in una realtà magari limitata creano una clientela elettorale, magari anche solida per certe lobby, categorie, però poi nel concreto non danno un ritorno economico se non minimale rispetto al costo pubblico, quindi però quelle portano voti, quindi tante volte poi purtroppo anche i vincoli esterni al bilancio non necessariamente spingono a un utilizzo più efficiente delle risorse, ma tante volte purtroppo a dei tagli, anzi indiscriminati sulla spesa pubblica, anche perché io ho sentito molti discorsi
così anche delle persone comuni, io vedo che magari, non so, si riducono le tasse, probabilmente, non so, l'aliquota IRPEF o, non so, l'IVA, adesso invento, magari la dovessero ridurre di, non so, al 20% l'IVA la riportano, immaginiamo, oppure l'IRPEF lo riducono ogni scaglione del 2-3% l'aliquota. Sì, sono contenti, ma non percepiscono, e magari è un risparmio di, non so, 5.000 euro l'anno. Immaginate solo l'IVA quanto è. Magari se invece a quella stessa persona gli danno il bonus, che ne so, il bonus cioccolatino, che ne so, 100 euro da spendere in cioccolatini, adesso la prima cosa che mi viene in mente, la persona così ingenuamente dice: ah, è come se ha guadagnato 100 euro. In realtà ne risparmierebbe più. Quindi tante volte poi la politica ha sviluppato una sorta di tecniche di marketing per cui appunto piazzano questi finti bonus, poi magari per averlo bisogna fare l'identità digitale, lo SPID, 40 moduli, quindi molte persone lasciano perdere, però intanto loro fanno gli annunci sui giornali, eccetera. Nel frattempo tagliano dove veramente c'è la spesa pubblica, pensioni, sanità, strade, insomma, quello che sia, insomma, un po' indiscriminatamente. E non su quelle magari nicchie, appunto, come dicevo, eventi, tante volte, benefici, sussidi pubblici a certi settori, pensiamo all'editoria, per esempio, eccetera, che chiaramente portano voti, portano consenso e consentono a quei partiti o a quei singoli politici di restare al potere. Quindi poi anche la questione, ecco, legata a questo, si lega tutto anche alla questione di tassi di interesse. E a perché la Banca Centrale Europea appunto all'inizio doveva non dare aiuti di Stato ai paesi sostanzialmente, quindi fare in modo di fare una politica monetaria senza dare aiuti agli Stati, poi questa regola di fatto è stata così, di fatto superata con questi programmi di acquisto dei titoli, e anche la stessa stampa lo dice, da quando poi per combattere l'inflazione si parlava di sostanzialmente fermare questi programmi, che non significava neanche così vendere i titoli, che miliardi di titoli pubblici che la Banca Centrale Europea aveva comprato, ma semplicemente di ridurre, quindi progressivamente, via via che scadevano gradualmente i vari titoli, magari scadevano, non so, 100 miliardi, ne ricompravano, non so, 80 o 50, quindi progressivamente tanto ha creato grande paura, i prezzi dei titoli sono molto crollati, insomma, si vede, i rendimenti di conseguenza sono molto aumentati. Pensiamo anche banalmente al buono ordinario del Tesoro che è stato emesso oltre il 3-6%, quindi già dare l'idea, adesso l'ultima asta, vi dico dei bot, così vi do anche un aggiornamento. Di buoni ordinari del tesoro, comunque insomma ecco a livelli impressionanti, considerate che fino a un po' di mesi fa erano addirittura con rendimento negativo titoli che arrivavano quasi al 3% di, scusate, a 3 anni di vita circa. Ecco, allora per esempio il buono ordinario del tesoro fino a sostanzialmente circa il 2022 aveva addirittura rendimento negativo, il buono ordinario del tesoro a 12 mesi, il bot. Nell'ultima asta si sì, ha avuto un rendimento lordo del 3,63%, quindi immaginate l'abisso di rendimento nel giro di pochi mesi. Questo significa una spesa pubblica per lo Stato. Ecco perché anche l'attesa sull'inflazione così importante, quindi l'attesa su quello che può fare la banca centrale, perché appunto i tassi, ormai ci eravamo abituati ai tassi di interesse a zero, e quindi tutta l'economia pubblica e privata vive di questo. Ecco perché l'attesa è così grande. E quindi dicevo, ha influenze sul mercato azionario, influenze sul mercato obbligazionario, ma anche di fatto sulla spesa pubblica, quindi tutta la politica pubblica. E ha un impatto anche importante sul mercato immobiliare, chiaramente, perché per esempio i mutui stanno costando sempre di più, perché chiaramente aumentando i tassi di interesse aumenta il costo dei mutui. Chiaramente per chi l'ha fatta a tasso fisso, approfittando dei tassi bassi, no, ma comunque ha un impatto, perché anche magari la persona che ha il mutuo a tasso fisso, diceva: a me non mi interessa, io ho bloccato quella rata di, non so,
300 € al mese, quelli sono per i prossimi, non so, 25 anni, quindi a me non mi importa se adesso magari lo stesso mutuo lo pagherei non più 300 € al mese, ma a parità di condizioni, non so, 450, quella rata. Ma comunque ha un impatto sul prezzo dell'immobile, quindi comunque ha un impatto perché chiaramente cosa succede? Quando aumentano i tassi di interesse, aumenta il costo dei mutui, a parità di condizioni aumentano le rate. Quindi quell'immobile che magari aveva una platea potenziale di persone che se lo potevano permettere, magari di, non so, invento 100.000 persone, adesso magari ha una platea potenziale di 30.000 persone. Quindi chiaramente c'è meno, diciamo, domanda in un certo senso e quindi il prezzo tende a calare. Ancora non è molto avvenuto né negli Stati Uniti né in Italia, ma c'è anche da considerare l'inflazione. L'aumento del costo dei materiali edili, quindi implicitamente si aumenta anche il costo di costruzione, chiaramente gli immobili un pochino magari compensano questo effetto, però comunque si cominciano a vedere dei cali in varie città americane, anche in varie città italiane, delle quotazioni cominciano a calare, si vedono questi grafici che soprattutto negli ultimi 3 anni proprio sono andati a livello verticale in molte città italiane, non solo Milano, Roma, insomma queste, Bologna, Firenze, queste un pochino più così rinomate, universitarie, eccetera, ma di fatto cominciano anche altre città erano salite molto, comunque significativamente, poi hanno cominciato a scendere, quindi si comincia a vedere questo effetto. Quindi chiaramente anche per chi ha il mutuo a tasso fisso, di fatto quell'immobile che magari poteva, un tanto aumentava di valore, seppure era un valore virtuale, ma comunque dava così un effetto ricchezza alla persona, ma poi appunto poteva essere venduto e cominciano così invece sulle quotazioni a scendere, anche perché non è solo una questione di quanto vengono venduti, ma proprio anche il numero di compravendite immobiliari anche in Italia sta calando. Quindi al di là dei prezzi che ancora tendenzialmente sembrano abbastanza reggere, però ci sono sempre meno compravendite, quindi significa che comunque il mercato, adesso in generale, poi vi metto gli articoli in descrizione, ovviamente la città città cambia, non si può dire il mercato in generale, ma però c'è questa tendenza. Quindi anche lì di solito questo fenomeno di così immobili che restano sul mercato per più tempo, quindi è più difficile trovare un compratore, ci sono meno compravendite, eccetera, tante volte alla fine anticipa in molti casi, non necessariamente, cioè i fattori sono tanti, ma potrebbe anticipare un calo dei prezzi, per cui a un certo punto molte quotazioni, io vedevo anche in vari siti di immobiliare, con annunci, giornalini, eccetera, si vedono proprio dei prezzi che cominciano a ribassarsi, magari di un 5, un 10%, quindi comunque magari persone che chiedevano troppo o perché hanno bisogno di vendere o perché comunque si rendevano conto che chiedevano cifre assurde, magari l'immobile banalmente comprato a Milano 20 anni fa, pagato, non so, 150.000 euro, magari l'annuncio mettevano a 400.000 euro. Perché magari è aumentata la zona, eccetera, dicono va bene, via, se mi accontento, ho comprato, non so, a 1.500 € al metro, vendo a 4.000 € al metro, vabbè, se vendo anche a 3.500, vendiamolo a 350.000 euro, magari è un calo, e tanto quello in realtà si rende conto comunque ha guadagnato sempre tanto, eccetera, insomma, quindi questo, ecco, è tutto l'impatto dei tassi di interesse, perché tutto è spinto da quanto costa il mutuo, per cui magari bisogna pensare non solo al costo, ma anche alla potenzialità di acquisto. Se magari una persona ha appunto uno stipendio di 2.000 euro e può dedicare massimo 500 euro massimo di questo reddito al pagamento di una rata di mutuo, se aumenta il tasso di interesse, con una rata mensile di 500 euro può comprare così case di valore minore, quindi magari prima poteva comprare una casa fino a 300.000 euro, adesso può comprare una casa, non so, fino a 230.000 euro e quindi adesso invento i numeri, ma insomma per darvi un'idea del meccanismo e quindi chiaramente abbassa anche il mercato immobiliare e così via, tutto il mercato dei beni rifugio.
auto, orologi, quello non solo per il discorso di tassi di interesse, ma anche per l'effetto del costo opportunità del denaro, per cui col fatto che i rendimenti erano a zero su molti conti deposito, a parte anche adesso in molti casi, ma comunque non c'erano alternative, i titoli di Stato rendevano addirittura rendimento negativo, i titoli azionari appunto salivano perché tante volte magari la ricerca del mercato azionario, dei dividendi, del rendimento, spingevano i soldi là, ma comunque c'erano anche lì dei grossi rischi, quindi si spingeva anche la ricerca così di un rendimento e così di beni rifugio, quindi l'arte, collezionabili, mode, hanno avuto un boom, guarda caso, negli ultimi anni, dalle figurine, per esempio negli Stati Uniti, che sono un vero e proprio business per adulti, cioè ci sono proprio fiere, per esempio vedere un approfondimento, la Panini, che noi magari immaginiamo per così l'album dei calciatori, lì negli Stati Uniti ha fatto gli investimenti sulle figurine collezionabili, ha avuto un boom spaventoso. Ha creato edizioni speciali, numeri unici di figurine, magari con il pezzo della maglietta del campione, proprio quella originale, insomma, solo 20 pezzi, cose così. Quindi con quotazioni spaventose, ci ho fatto un video circa un anno, 2 fa, adesso non ricordo, un annetto fa mi pare. Comunque ve lo metto in descrizione. Comunque per dire, quindi ha avuto un boom anche quel mercato, il mercato dell'arte, delle auto da collezione, degli orologi di lusso, solo per citarne alcuni, ma di fatto qualunque cosa. Stesse criptovalute hanno avuto una grande spinta in molti casi proprio perché anche i metalli preziosi, l'oro, perché appunto sono tutti asset che non danno dei rendimenti e quindi quando il rendimento tanto è a zero, magari uno impiega i soldi, diversifica anche in altre cose, anche nella speranza, soprattutto che quei mercati salgano, per cui l'effetto moda, eccetera. Quando i titoli di Stato all'opposto cominciano a rendere diciamo, a risk free, nel senso rischio zero, magari ecco, banalmente un bot a 12 mesi, un 3,6%, l'incentivo a investire quei soldi in, non lo so, magari appunto un'auto d'epoca, un orologio d'epoca, metalli preziosi, collezionabili, oggetti del genere, o stesso mercato immobiliare in un certo senso, perché magari poi se uno affitta un immobile, tolte le tasse, tolti i costi condominiali, tolti tutte le beghe di manutenzione, i costi di manutenzione anche con tutta la normativa europea di attacco alla casa, case green, eccetera, eccetera, che insomma ancora è un poste, comincia a essere un po' osteggiata, ma è chiaro che una gran parte politica punta in quella direzione sostanzialmente di decrescita, di attacco agli immobili, distruzione di gran parte della cubatura, eccetera, insomma, con un'ottica ambientale di decrescita, eccetera, quindi di fatto rendendo sempre più oneroso avere una casa, come un po' a Roma quando alcuni politici sulla ZTL non parlavano di inquinamento, di polveri sottili, ma dicevano abbiamo un numero di automobili e moto per cittadino troppo alto. E uno gli ha detto sì, ma non è che circolano necessariamente. Quindi loro è proprio un attacco ben preciso a, in un certo senso, a forma di alcune proprietà che si ritiene non siano più di pubblica utilità. Insomma, ecco, quindi una visione molto, secondo me, diciamo dirigista dell'economia, ecco, che per paradosso richiama un po' la logica non solo comunista, ma anche magari per assurdo dell'economia ai tempi del fascismo. Non parlo a livello politico, parlo con l'idea di dirigismo in cui lo Stato ha un peso molto forte anche nel così dirigere, cioè c'è un'economia di mercato, ma lo Stato interviene dicendo cosa è di interesse pubblico e cosa no, quindi osteggiando quello che ritiene non di pubblica utilità e magari incentivando, intervenendo su quello che ritiene di pubblica utilità. Quindi tutto questo però crea anche degli ostacoli al mercato, appunto, per esempio delle auto d'epoca in un certo senso. Oggi il quadro sembrerebbe diverso, insomma. In particolare sotto l'aspetto, diciamo, anche produttivo, cioè l'aumento dell'offerta di beni e di servizi, ha
anche un relativo calo della domanda, perché comunque progressivamente tutti quei bonus, quegli assegni anche negli Stati Uniti, ma anche in Europa, sono stati sostanzialmente tolti. L'inflazione sta erodendo la capacità di spesa e i risparmi delle persone, quindi comincia ad avere un impatto anche sulle abitudini di spesa. La produzione e le restrizioni ormai, grazie al cielo, sono state veramente tolte ovunque, anche in Cina, eccetera. Quindi comunque stanno ripartendo le catene logistiche, eccetera. Quindi, secondo molti, potrebbe l'inflazione veramente forse cominciare adesso questo trend di calo, anche perché c'è stata una stretta monetaria, quindi anche tutta quella così, bonanza di moneta creata dal nulla che andava ovunque, quantitative easing, eccetera, ha cominciato un pochino a calare concretamente. Sono aumentati i rendimenti, ecco, anche con così, tensioni sull'economia, eccetera, ma sono aumentate appunto così l'offerta di beni e servizi, quindi a livello strutturale sta ripartendo. C'è la questione delle aspettative e secondo me questa è la chiave di quello che è avvenuto oggi negli Stati Uniti con la Federal Reserve. Cosa è successo? Era arrivata la notizia un paio di giorni fa appunto dell'inflazione negli Stati Uniti con un andamento in teoria molto buono, perché comunque si è passati da un'inflazione al 4,9%, che era già abbastanza basso, addirittura un 4%, sempre su base annua. Quindi comunque un calo significativo. Va detto, questo lo ricordo sempre, che comunque l'inflazione di fondo rimane sempre sostanzialmente stabile, in particolare è passata da più 5,5% su base annua a più 5,3% su base annua, quindi ancora comunque l'inflazione di fondo, esclusi gli energetici, esclusi gli alimentari freschi, comunque è abbastanza sostenuta, quindi questo calo è dovuto soprattutto al calo del costo delle materie prime energetiche e degli alimentari, ma comunque rimane abbastanza sostenuta, però sempre in calo. Quindi questo, se la teoria che vi ho appena detto, cioè che mia e di altri, che comunque l'offerta di beni e servizi sta ripartendo in modo stabile, la domanda comincia un pochino a calare perché tutta quella droga anche di sussidi eccetera è un po' calata, parlano soprattutto degli Stati Uniti, in Europa ne abbiamo avuti meno, ma anche in Europa ovviamente certi settori li hanno avuti, in più comunque c'è questa erosione del potere di acquisto dovuto appunto all'inflazione e a tutta una serie di difficoltà anche economiche. Potrebbe effettivamente l'inflazione continuare a calare nel tempo e soprattutto a quel punto spingere le banche centrali a ridurre i tassi di interesse, ma l'elemento fondamentale sono le aspettative. Per cui al momento ecco cosa ha fatto la Federal Reserve. Ieri la Federal Reserve ha così un po' sorpreso e deluso i mercati perché ha detto che farà una pausa sostanzialmente sull'aumento dei tassi di interesse, quindi ha smesso di alzare i tassi di interesse, ma dicendo che valuterà la situazione, vedrà come evolverà, e che però ha detto, dice, potrebbero esserci altri due aumenti dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Quindi dice, per ora ci fermiamo, vediamo come va e poi eventualmente dovremmo fare altri due aumenti di tassi di interesse. Gli annunci poi tante volte non vengono rispettati, ma soprattutto secondo me gli annunci hanno un effetto psicologico, cioè non è che questi dicono cavolate, sbagliano così, ma tante volte sono profezie autoavveranti, per cui in realtà magari lo scopo è proprio l'annuncio stesso, non quello poi di dare seguito all'annuncio, cioè come tante volte, magari anche appunto quando anche le banche centrali, lo stesso whatever it takes, no, di Draghi, a qualunque costo salveremo l'euro, ha creato esso stesso un effetto psicologico per cui dicevano sostanzialmente se la Banca Centrale Europea anche un po' così forzando il suo statuto farà qualunque intervento, non si sa bene, per sostenere l'euro, i mercati hanno cominciato a smettere di scommettere contro l'euro. Si è realizzata a quel punto, non è stato necessario nessun intervento. Resterà il dubbio se veramente avrebbero potuto fare o voluto fare quegli interventi, oppure
Oppure no, ma è come un po' magari quando c'è una rissa che uno arriva, alza la voce, ah, io ti spacco la faccia, ti ammazzo, vieni qui se hai il coraggio. Oppure poi quello magari spaventa l'altro, se vai è andata bene, lo riempio di botte. Se poi magari quello diceva dai, che fai? Magari scappava lui. Oppure non so, quelle scene che avete mai visto, i cani, per esempio, quando c'è un cancello chiuso, vedi due cani che sembra che si vogliono sbranare dalle sbarre, poi si apre il cancello, si fermano tutte e due perché in realtà non cioè, fanno la scena tra loro per i padroni, ma in realtà. Non ha nessuna, ognuno ha paura dell'altro, nessuno si vuole fare male, quindi poi se il cancello lo apri stanno fermi, queste scene buffe, però lì se è chiuso il cancello, che tanto in realtà non si raggiungono, ognuno sembra che vuole sbranare l'altro, e così ecco l'effetto annuncio, quindi secondo me potrebbe essere, secondo altri, ma secondo me è plausibile, che in realtà la Banca Centrale Americana ha l'obiettivo di abbassare da adesso forse i tassi di interesse e lo sa, ma ha paura che se dirà adesso mettiamo in pausa, poi probabilmente inizieremo la discesa dei tassi di interesse, il mercato a quel punto comincia a comprare titoli obbligazionari, azionari, che dice ecco ormai compriamo le obbligazioni che hanno un rendimento già buono. E compriamo titoli azionari perché abbassano i tassi di interesse, aumenteranno. Cominciamo a spendere, cominciamo a comprare immobili perché adesso aumenteranno, scenderanno i tassi di interesse sui mutui. E questo effetto di ottimismo sull'abbassamento dei tassi di interesse e quindi aumento della domanda di strumenti finanziari, beni, servizi, immobili, eccetera, rischierebbe proprio di invertire. Questo, e quindi con questo effetto fiducia di spendere, perché come si dice, ah, finalmente l'inflazione sta calando, possiamo ricominciare a spendere, riabbasseranno i tassi, stimoleranno, il credito bancario costerà meno, e quindi questo effetto di ottimismo e di aumento della spesa potrebbe per paradosso far ripartire l'inflazione, ridare un'altra fiammata, e quindi potrebbe essere. In realtà non è un'idea solo mia, l'hanno detta vari analisti, ma io personalmente la condivido molto. Potrebbe succedere che in realtà il governatore Powell della Federal Reserve magari hanno interesse, in realtà l'obiettivo in realtà di abbassare i tassi di interesse, ma hanno detto no, per ora ci fermiamo, però dovremmo fare altri due aumenti in maniera tale che il mercato non si aspetta, se prende le parole per buone, ma insomma tendenzialmente lo fanno. Magari un aumento, quindi non c'è questa fuga all'acquisto di strumenti finanziari, di beni, servizi, immobili. Effettivamente questo calo dell'inflazione può continuare invece che appunto un aumento, un po' come quando magari non so, c'è un'emergenza che dicono state tranquilli, va tutto bene, andate tranquillamente verso le uscite, con calma, senza fretta, non spingete. Oppure quando dicono sì, ma state tranquilli, non arraffate, ce n'è per tutti. Non so, quando c'è scarsità di cibo, dicono no, mettetevi in fila, tranquilli, ce n'è per tutti. In realtà non è vero, ma vogliono evitare il caos. Oppure ecco, quando si scappa da un edificio, se tutti vanno verso l'uscita, scappano. In realtà magari il tempo non c'è per far uscire tutti, ma dicono magari se escono tutti ordinati, ne escono più che se si azzuffano. E così magari sulla profezia autoavverante del mercato, per cui dicono no, ma noi anzi non ci fidiamo di questa inflazione che cala. Anzi, faremo forse altri due aumenti, ma per ora ci fermiamo, vediamo come va, ma ecco, non illudetevi che li abbasseremo, ma poi non è detto, magari lo faranno, anche perché alcuni analisti dicevano, se fosse così, perché non continuare magari con piccoli aumenti dello 0,25, se veramente temono l'inflazione, perché questa pausa? Ma anche prendevano esempio, proprio esempi storici, per cui quando è avvenuto nell'ultimo secolo sostanzialmente questo, si è visto che nella gran parte dei casi, quando c'era un aumento dei tassi di interesse e poi una pausa, quasi sempre, non sempre, ma insomma quasi sempre, poi seguiva un calo, cioè un periodo di pausa che la Banca Centrale Americana vedeva cosa succedeva e poi ha cominciato ad abbassare i tassi. Non è che faceva pausa e risalivano, se non pare i primi anni 80 questo sarebbe avvenuto, ma insomma lì era anche un periodo particolare.
Non è detto che questa volta non accade e rifacciano lo stesso, però tendenzialmente se si fermavano poi calavano, quindi comunque anche questo sosteneva questa teoria, per cui loro in realtà magari vogliono agire sulle aspettative proprio per non far risalire l'inflazione, ma anzi continuare un po' in questo clima di così lateralizzazione del mercato, diffidenza, attesa. Infatti vediamo il mercato azionario che è più o meno stabile. E infatti dopo questa notizia il mercato americano, insomma, non è andato male, ma sicuramente si è un po' così sgonfiato e deluso. In particolare l'indice Dow Jones ha perso lo 0,68, Standard & Poor's 500 più 0,08%, quindi sostanzialmente fermo, il Nasdaq più 0,39%, ma appunto... Quindi non c'è stato ottimismo rispetto a questa pausa sull'aumento dei tassi di interesse, perché come per dire sì, ma potrebbe continuare, adesso vediamo che succede, ma già pensiamo di alzarli. Probabilmente se invece non avesse detto niente, addirittura diceva adesso stiamo fermi, aspettiamo, poi se l'inflazione resta così li abbasseremo, addirittura i tassi di interesse, magari sarebbe stata la corsa, l'attesa, tutti a comprare titoli, eccetera. Quindi potrebbe anche essere un bluff, forse. Non lo so, è una teoria, però potrebbe, cioè, secondo me è plausibile, poi ovviamente non lo possiamo sapere, anche perché comunque effettivamente la Banca Centrale Americana sicuramente valuterà in futuro anche l'andamento dell'inflazione, come è composta, se succedesse qualcosa, quindi comunque veramente magari attende e vedrà, non è detto, però forse alle condizioni attuali in realtà l'obiettivo potrebbe essere di abbassarli, ma magari non condizionare il mercato, però gli imprevisti sono tanti, ricordo che c'è una guerra, quindi anche tutto l'andamento del mercato energetico, seppure quello colpirà più l'Europa, questa guerra sta colpendo soprattutto noi, gli Stati Uniti hanno, sì, mandano armi, mandano soldi, ma in modo... Non far rifanno l'errore del Vietnam, l'Afghanistan o dell'Iraq. Si mantengono lontani anche tutta quell'ideologia spinta dai media che c'è qui. Lì non c'è molto, ovviamente c'è un sostegno chiaro a una parte contro la Russia, ma senza tutto sommato quell'ideologia, secondo me c'è più cinismo, più pragmatismo e un po' tutti sanno che l'obiettivo è andare contro la Russia più che sostenere, secondo me, l'Ucraina, insomma, anche perché effettivamente è un continuo invio di armi che, insomma, oltre i costi umani terrificanti che purtroppo da una parte e dall'altra ogni giorno ci sono. C'è anche proprio il fatto che vengono distrutte armi, eccetera. Quindi colpi di scena ci potrebbero essere. Pensiamo alla distruzione, l'esplosione, non si sa, beh, poi dice c'è esploso da solo, l'hanno fatto saltare i russi, quell'altro, i polacchi, gli americani, insomma, non si sa. Nord Stream 2, insomma, che comunque un bel giorno, puff, quel gasdotto. Il fatto anche che c'è sempre più nervosismo da parte di vari paesi europei, come la Germania in particolare, che è entrata in recessione, ricordo, così come a vari paesi europei. L'indice ZIU, anche altra notizia che volevo darvi, in Germania continua ad avere un andamento molto negativo, sta molto soffrendo. Per esempio, l'altro giorno c'erano i video dei loro carri armati, adesso non ricordo come si chiamano, comunque devono essere molto avanzati, antimine, cioè per sminare il terreno e poi far passare altri carri armati, che si diceva erano un materiale speciale, anti-qua, anti-là, insomma, ne hanno i droni russi, iraniani, non si sa, ma insomma, comunque li hanno distrutti in un attimo. C'erano anche video proprio di questi soldati russi che sbeffeggiavano, diciamo, questi, dice... 80 anni dopo, insomma, dice sono di nuovo i carri armati tedeschi che abbiamo distrutto, insomma, richiamando la seconda guerra mondiale. Quindi, e già la Germania avrebbe dichiarato che non gliene rimanderà altri, non gli dovrebbe rimandare. Adesso poi vi metto le notizie anche lì. Poi, quando si tratta di così, propaganda di guerra da una parte all'altra, non è facile trovare fonti, eccetera. Ma comunque, per adesso, al di là del caso specifico, per dire che comunque questa guerra purtroppo a livello oltre che umano, anche a livello economico e energetico può riservare sorprese, quindi comunque
basta un gasdotto che salta, un oleodotto che salta, un problema di forniture che già anche a livello politico, quello che sta succedendo, insomma anche in Italia, eccetera, che potrebbe far cambiare l'orientamento di vari paesi, l'adesione di vari paesi europei a questa guerra, che insomma parole del commissario europeo, quindi ovviamente ultra antirussi, eccetera, insomma, però ha ammesso che questa guerra è costata all'Europa 700, cioè cittadini europei, a noi sostanzialmente 700 miliardi, che dovrebbe essere 10 volte l'aiuto che è stato dato all'Ucraina a livello militare e economico, ma come costi di fatto delle sanzioni che abbiamo pagato noi contro la Russia, più che i russi. Altra notizia, adesso non per fare polemica, ma altra notizia per dirvi che purtroppo sembra questo trend continuare, praticamente che purtroppo è una sola parte di mondo, l'Occidente, che sta andando contro la Russia e tutto il resto del mondo no, non per motivi ideologici, perché magari condividono cosa è avvenuto, ma per motivi di pragmatica convenienza. Il Pakistan avrebbe acquistato quantità enormi di petrolio russo, tra l'altro pagandolo in yuan cinesi, quindi per far capire come il blocco dei BRICS si sta sempre più consolidando, non solo a livello ecco, economico, ma anche a livello militare. Ricordo le esercitazioni congiunte Sudafrica-Russia, il ruolo determinante che ha avuto la tecnologia di droni iraniani su questa guerra, che ha reso sostanzialmente inutili o poco più le armi avanzatissime occidentali, che si diceva con quelle i russi li annientiamo in un attimo, e sono bastati dei droni quasi giocattolo, ma mandati con intelligenza in numero enorme a far fuori ecco, i carri armati, batterie antimissili, cose così occidentali, sembravano la svolta. E quindi questo dà l'idea di un consolidamento tra quei paesi, quindi comunque uno scenario imprevedibile. Io dico sempre, ecco perché ero contrario e a favore, non contrario a una guerra dicendo vabbè, lasciagli prendere quello che vogliono, a parte che nasce da motivi diversi, non è che un giorno si svegliano e dicono oggi conquistiamo quel paese come a risico, tiro i dadi e conquisto quello, era tutta una storia complicata, insomma, che abbiamo visto. Ma al di là di quello, anche se uno dice no, comunque voglio mettere i paletti a livello internazionale e diciamo, contrastare l'uso della forza anche nella risoluzione controversie, l'idea di dire che non c'è un colloquio di pace finché non eliminiamo sostanzialmente quel paese, quel presidente, eccetera, è un approccio che insomma, da molti è stato criticato, anche qui in Italia, anche da chi è contrario alla Russia, ma che comunque obiettivamente non si è mai sentito di dire io non parlo finché il nemico non è o ha dato la resa incondizionata, frasi così, oppure stato annientato, non c'è pace finché non verrà annientato, quindi come dire che non neanche se ne prova a parlare, poi magari non si trova un accordo, magari bisogna vedere anche dall'altra parte l'approccio, ma secondo me se questa cosa si dovesse impantanare anche a livello militare sempre di più e sempre di più dovesse il blocco occidentale entrare in difficoltà, anche la probabilità di risoluzione sarebbe sempre più negativa per il blocco occidentale, quindi anche per l'Ucraina, eccetera, secondo me. Quindi parlo con realismo, insomma, ecco, più che con posizione ideologica. E vedremo, insomma, però per dire che anche quindi l'impatto economico, come dicevo, 700 miliardi di euro che è costato in termini, diciamo, a noi come maggiori costi, come danno all'economia, eccetera, eccetera. E ovviamente ha un impatto anche sulle politiche monetarie, sulle politiche economiche degli stati, oltre ovviamente il costo umano, che è il vero costo terrificante di questa guerra, di chi ogni giorno muore da una parte e dall'altra. Quindi ovviamente non è per cinismo, tutt'altro, anzi, l'idea che dovrebbe finire prima possibile, ogni parte dovrebbe cercare di farla finire, no? Di dire discorsi così da ipotetici statisti del piffero, oppure non so, tutti che si svegliano, si sentono Machiavelli che dicono: ah, facciamo come in Afghanistan, 10 anni teniamo i russi in guerra, quindi ovviamente anche gli ucraini che muoiono, e magari tu mandiamo noi le truppe perché così in Afghanistan l'unità
l'Unione Sovietica si è impantanata e poi collassata l'Unione Sovietica, quindi facciamo la stessa cosa, facciamo collassare la Russia, non, gli scenari cambiano, è diverso, senza considerare che poi anni dopo anche il sostegno ai ribelli in Afghanistan, che erano i famosi talebani, eccetera, che tante volte qui in Occidente, anche nel cinema, nel film 007, 87, adesso non ricordo il film, insomma, The Living Daylights, non lo so in italiano come l'avevano tradotto, comunque c'era lui che aiuta questi ribelli talebani afghani, che lo aiutano a salvare la donna, vanno a fanno irruzione su quella base sovietica e sostanzialmente sbaragliano i sovietici, quindi i talebani erano considerati, anche dipinti nel cinema, come venti buoni, dei partigiani, dei così ribelli contro l'oppressione sovietica, e questo invasore cattivo, corrotto, sul film c'era quel generale corrotto, eccetera. E poi dopo, insomma, ecco, quei tristi eventi di New York, insomma, il quadro è cambiato, e quel tipo di addestramento, di armi, di forza anche purtroppo offensiva era nata dall'Occidente, che voleva contrastare l'Unione Sovietica, ma armando quei gruppi poi, insomma, le conseguenze sono arrivate anni dopo. È un esempio per dire che non è che poi così sono strategie vincenti, secondo me, tante volte, qui tanto più poi costi umani, soprattutto poi nel cuore dell'Europa, far durare una guerra così tanto sperando che la Russia collassi, non lo so, anche perché il rischio è che collassiamo prima noi o peggio indeboliamo noi, quindi a maggior ragione dico sempre, chi pensa che poi la Russia sia veramente con intenzioni ostili, la Russia o addirittura anche la Russia e la Cina, a maggior ragione secondo me un indebolimento nostro è molto molto pericoloso, anche perché purtroppo si è visto che gran parte del mondo in via di sviluppo continua, non ha isolato la Russia né tantomeno la Cina, anzi dati economici di quei paesi mostrano una strutturale forza che continua, la resilienza, usando i termini, no, di moda adesso, ecco, da noi Europa no, quindi è una strategia molto secondo me pericolosa, parlo ecco a livello economico ma temo anche umano. Quello comunque è un aspetto, lo ricordo sempre, uno dice ma che c'entra con la finanza, qualcuno dice sì, ma sono discorsi magari condivido, non condivido, ma non c'entrano. Secondo me invece è il nodo cruciale di quello che sta succedendo, cioè io seguo anche molto gli eventi di guerra perché, oltre all'aspetto di preoccupazione di quello che succede, ma perché secondo me tutto quello che poi avviene, decisioni anche a livello economico, la nostra vita, l'inflazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, i costi, decisioni anche politiche cruciali, eccetera, quindi tutto l'andamento un po' della nostra vita dipendono in realtà da questo evento che non è lontano purtroppo, ma sempre più vicino, e anche l'ostilità verso la Cina, eccetera, sta spostando sempre più anche il baricentro, secondo me, a est. Quindi bisogna stare attenti e secondo me disinnescare questo tipo di cose. Invece molti puntano quasi a una resa dei conti, di avvicinarci alla resa dei conti, noi o loro, l'Occidente o noi, che è, ripeto, una strategia pericolosa, secondo me, molto. Vedremo, quindi, però ecco perché ne parlo sempre. Fatemi sapere nei commenti, io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.